paese in quegli anni gli era un paese, gli era un famiglione gigante perché tutti si conoscevano, tutti partecipavano alla vita interna alle famiglie, nel senso che se c'era qualcosa di buono gli erano contenti tutti, come gli erano partecipi nella disgrazia. In definitiva, il paese gli era imparentato, anche perché prima la difficoltà degli spostamenti, per forza di cose, creava dei legami all'interno della cerchia muraria. Il paese viveva d'amicizia, viveva di volersi bene, di aiutarsi, di aiuto reciproco. E in più c'è da dire che San Cascianese era gente veramente particolare, culturalmente avanzata. Ma non per studio, per interscambio di informazioni. Gli avevano la passione per il teatro, non per nulla gli è nato un teatro di una certa importanza a San Casciano e alla fine del periodo granducale, però c'era il bisogno di questo. Un teatro piccolo c'era, ma gli era per i nobili e il paese sentì il bisogno di avere un teatro per tutti, perché la gente veramente l'aveva questa volontà di sapere e in più c'era questa arguzia nei personaggi che riuscivano a cogliere anche fra di sé, a volte in modo feroce, anche nel senso di cattiveria, le piccole manchevolezze o la disgrazia che non era finita in tragedia e che comunque la veniva ripresa e buttata sulla risata. Tipico Toscana, San Casciano gli era proprio un discorso che gli emergeva fortemente. Se c'era una debolezza la veniva subito colta, ma non in maniera particolarmente cattiva. Un po' salace sì, ma cattiva mai. I Veniva fuori. soprannomi gli erano così azzeccati che bastava dirlo, se uno non lo conosceva lo individuava, sempre. Te non importava che tu sapessi chi gli era, gli escivi il soprannome e lo individuavi. Ma gli erano così importanti i soprannomi che venivano usati anche a livello ufficiale. Siccome c'era la tradizione di rimettere il nome del nonno, spesso e volentieri coetanei che avevano lo stesso cognome gli avevano anche lo stesso nome. E allora il soprannome veniva riportato in qualunque atto ufficiale, detto, casa mia per dire c'erano i Franchi che erano Lischi, e Franchi che erano Zubbi e Franchi che erano Cipolla. Gli erano individuati così perché tutti portavano presso a poco il solito nome e naturalmente il solito cognome se gli erano figli di figli maschi. E il soprannome gli era utile in questo senso. Ma soprattutto gli individuava i caratteri. Probabilmente i Lischi, che era la mia famiglia, è perché qualcuno gli aveva la Lisca. Oppure da un modo di dire, un intercalare che gli aveva nel discorso. Gente, me ne viene in mente uno, che lo chiamavano Tempo Nero. Evidentemente gli era una persona che era sempre arrabbiata. Gli è chiaro, tu vedi uno cupo e gli è quello. Tempo Nero, se c'è quattro persone, tu chiami Tempo Nero anche se non si gira, tu lo guardi in faccia, gli era quello. Carlino gli era bellissimo, che raccontava le sue funzioni fisiologiche descrivendo colore, densità e quantità. E il farmacista non è che gli diceva va via c'è gente, lo istigava a dare spiegazioni perché la gente là si divertiva. Sperandio gli era un personaggio tenerissimo. Un'anima semplice, lui veramente più che semplice, gli era di una tenerezza indescrivibile, una persona buona, aveva bisogno di stare con le persone, gli piaceva sentirsi che qualcuno gli voleva bene. Quando gli era solo si vedeva che gli era triste, lui gli era una persona che invece voleva vivere. Gli attaccava discorso volentieri con tutti, di qualunque cosa, soprattutto di calcio, perché il suo sogno gli era fare l'arbitro di calcio, non voleva fare nemmeno i giocatori, lui voleva fare l'arbitro. Però ecco, questi sono quei personaggi un pochino, diciamo, più deboli, ma c'erano dei personaggi importanti, personaggi che gli emanavano cultura semplicemente a guardarli, a sentire che dicevano, a parlare fra di loro.
c'erano dei soggetti che non voglio fare nomi per non sminuire gli altri, ma gli erano delle persone culturalmente molto elevate e anche loro giocavano, perché gli era questo il paese. Un personaggio importantissimo di San Casciano, che era un giocherellone, che lui c'era sempre, di un'arguzia incredibile. Tutti questi, queste persone le coglievano delle sfumature, come ripeto, anche fra di sé, e ci giocavano sopra. C'è Paiolo, che gli è una cosa fantastica, ma bisognava conoscerlo. Un personaggio che a chiamarlo Paiolo si rifaceva dalla mamma e per generazioni se le prendeva tutte. Il lato femminile della sua famiglia gli era colpito a sangue. Questa è la berlina che si può raccontare. Lui gli aveva la passione della bicicletta e una volta in bicicletta gli era a salire verso Tavarnelle. Ai Ponte Nuovo il pullman dei ragazzi che tornavano da scuola, uno si affacciò al finestrino e gridò Paiolo. Lui non si scompose nemmeno, si mise in mezzo di strada e piano piano gli arrivò a Tavarnelle in mezz'ora, che ci voleva nulla, e la sita dietro, ma lui non si schiodò. L'avevano chiamato Paiolo e la giusta punizione era questa, visto che non potevo offendere la mamma. Questi gli erano personaggi e alcuni si divertivano a farlo andare in bicicletta nelle strade più impossibili, poi gli dicevano, per dire a salire il Borromeo, dicevano se non ce la fai a salirlo a sedere, glielo facevano fare, lui ce la faceva e dietro con le macchine gli dicevano no, dell'ultimo pezzo tutti si alzavano e glielo facevano rifare varie volte. Lui, un uomo con una forza incredibile nelle gambe, lo rifaceva. Oppure farlo scendere di notte in bicicletta facendogli luce o fari e a spengigliene in curva. Scherzi così, riaccende, e lui naturalmente lo fece alla mamma, non mancava mai. Però ci ridevano, nessuno poi se ne aveva male perché faceva parte di gioco. Te tu lo faceva arrabbiare, lui si offendeva la mamma e te tu ridevi. Era un gioco continuo, ma questo gli è uno, ma ce n'era 10.000 così. Il divertimento gli era alla base della vita di San Casciano. C'era il lavoro, nessuno si tirava indietro perché gente che ha avuto successo, però poi quando finiva il lavoro c'era la goliardia, c'era il divertimento, c'erano le partite a biliardo, allora sì che si dava noia. Il gioco divertiva più i che si dicevano e il tiro che faceva. Chi vinceva non era importante, gli era meleggiare l'avversario. E era una cosa che a San Cascianesi gli riusciva benissimo. Dico San Cascianesi perché sono di San Casciano, forse succedeva anche da altre parti. Qui succedeva. Questo discorso un po' della goliardia gli è finito negli anni 90. Gli anni 90 gli hanno proprio visto un appiattimento, una mancanza di contatti. Io non so perché, dico sempre che il paese si è così diluito che San Cascianese non si riconosca più. C'è troppe infiltrazioni, non dico di stranieri, ma di gente che non è San Cascianese, perché lo spirito di San Cascianese gli era completamente diverso. L'era una propaggine della città. Proprio a San Casciano si viveva da provincialotti, ma ci si sentiva fiorentini. Poi magari si andava in città e ci si sentiva campagnoli, o perlomeno ci facevano sentire, perché comunque una piccola differenza la c'era. Però c'era questo spirito tipicamente fiorentino della città di Firenze, che tutti si vogliano bene ma non si riguardano a dire una parolina che può pungere. Però gli era questo, e la gente la si voleva bene. Io ricordo tragedie successe a persone che stavano dall'altra parte del paese. Io bambino con la mia mamma e il mio babbo si andava a trovarli come se fossero dei parenti e si partecipava sinceramente ai dolori, come si partecipava sinceramente alle gioie. Quando qualcuno gli aveva successo gli era un orgoglio di tutti, perché come posso dire, essere amico di una persona di successo, essere stimati da una persona di successo, gli era un successo anche suo personale, e quindi gli era un famiglione, come ho detto all'inizio, un famiglione gigante.
Io Pietro Pacciani, per dire la verità, non l'ho mai visto, se non in televisione. Io ero uno che viveva il paese. Mio babbo diceva, meno male ci sei te, perché se dovesse frenare la casa, te tu ti salvi di sicuro, perché in casa non ci sei mai. C'ero poco anche per dormire, dormivo 2-3 ore per notte, perché poi dovevo comunque lavorare, e il resto io volevo star fuori, perché fuori c'era la vita. Non era un paese morto la notte, gli era vivo di giorno come di notte, magari se era ragazzi giovani o così. Io i Pacciani mai visto, i Vanni, i Dori, gli erano personaggi, non erano gente pericolosa. Io ragazzo non ho mai avuto paura, c'erano 2 o 3 persone che potevano essere pericolose per i ragazzi, ma non erano un pericolo di vita o di cose. Erano personaggi che magari si potevano fare un discorso un po' strano, e non erano gente che comunque aveva una vita oscura, era gente che la viveva, non dico emarginata, ma diciamo che un pochino tenuta d'occhio. E sicuramente i Vanni, i Lotti non erano di questi, era gente che magari qualche scherzetto la lo subiva, perché un uomo che si chiama Torsolo, come si diceva prima, se la mi passa il termine, gli era un bischero, non era un granché di persona, no? Però fra questo e sentirsi in pericolo, mai. Né tanto meno il Lotti addirittura gli era un taciturno che stava solo, perché non lo voglio definire un grullo, ma un'anima semplice, sì. Anche lui subiva qualche scherzetto, ma c'erano delle persone comunque un pochino più deboli, e siccome siamo un po' birbanti, capitava a qualcuno di fargli qualche scherzetto. Come una persona si era fatto credere che c'era una setta a Cancelloni, detti Cancelloni, gli si faceva le fiaccolate notturne, si faceva le processioni, e questo signore si impauriva. Si era imbastito anche di fare gli UFO. Il paese gli era così, scherzi, quante si vuole, persone pericolose a San Casciano, io non ne ho conosciuto. Come ripeto, Pacciani sarà stato il che sarà stato, ma non era San Cascianese, io mai visto Ivani, gli era il postino di San Casciano. Personaggio divertente, gli era una persona che aveva avuto le sue disgrazie. Forse anche accusato di cose che avvenute più per disgrazia che per altro. Però gli era una persona che i ragazzi ci giocavano volentieri. Persone che cantava le canzoni, li amava bere. E quando gli aveva bevuto gli era ancora più divertente. Però gli stava nei bar. Il Lotti, come ripeto, gli era un frequentatore di bar. E stava lì innocuo. Il Lotti lo conosco un pochino meno, ma Ivani lo conoscevo, perché, come ripeto, avere una cantina e quelli che bevevano postini, gli spazzini, si fermavano tutti alla cantina, perché gli era in uso offrire il vino. L'ospitalità era quella. Il postino, lo spazzino, il facchino, tutti si fermavano e tutti gli veniva offerto da bere, ma non solo da me, perché avevo la cantina, anche nelle case. Se lasciava la posta nella buca gli era un conto, ma se gli aveva da lasciare un pacchetto, una raccomandata, gli veniva offerto da bere. Quindi qualcuno forse beveva anche un pochino di più, ma gli era uso di tutti i bere il vino. E come ripeto, Ivani, lui gli stava spesso insieme a un'altra persona squisita, anche lui con una sua cultura profonda, i Dori, gli era una persona squisitissima, sempre elegante, sempre ben vestito, anche lui faceva il postino, collega, gli erano sempre insieme. Sicuramente i Dori profondamente buono, ma anche l'altro non credo che sia stato una persona cattiva, anche perché, come ripeto, Gli era una persona da starci insieme con tutta tranquillità. Per conto mio gli hanno preso dei grulli, che gli erano loro due, gli hanno messi insieme a un personaggio che sicuramente non era buono, Eri Pacciani, e hanno creato d'intorno. Questo gli era il mio pensiero allora come ora.
però gli sta tutto a una percezione, a una sensibilità. Poi io credo nell'impossibilità che loro siano stati in grado di fare certe cose, soprattutto di non farsele uscire di bocca alla prima occasione. Se gli avessero fatto qualunque cosa, era gente che una volta bevuto non teneva nemmeno il semolino, nulla, e che siano stati così bravi, intelligenti da mantenere un segreto così importante, per conto mio gli è una cosa molto improbabile. Nella mia conoscenza delle persone, loro due, gli altri, insomma, no, l'altro, via, no. Come ripeto, non lo conosco per nulla, so per quello che sanno tutti, che gli aveva fatto e che gli aveva continuato a fare. E infatti mi stupisco di fatto che loro gli abbiano avuto dei legami. Però, come ripeto, i legami fra beoni sono facili. Quindi il trovarsi a bere non vuol dire essere amici. I delitti sono avvenuti in quei luoghi, gli assassini finora condannati sono tutti di lì, i testimoni da noi rintracciati lo stesso. Non hanno mai parlato prima, anche se avrebbero avuto molto da dire. Se non è omertà questa, ditemi voi cosa è. Ma non c'era niente da dire, ma nessuno sa nulla. Gli è stato travisato lo spirito di San Casciano e questo mi addolora, perché San Cascianesi è gente aperta, la dice più, ma non dice meno. Se c'è da dire una parolina appunto arguta per dare una punzecchiatura lo fa, ma qui omertà non ce n'è. San Cascianesi non sono omertosi, San Cascianesi sono aperti, a volte fin troppo. Per questo gli ho detto che non avrebbero tenuto nemmeno il semolino, perché anche loro fanno parte, anche se sono anime semplici, anche se non sono coetanei, ma il paese un po' poco si conosce. Comunque io credo ci fosse anche poco da sapere a San Casciano. Io, come ripeto, sono stato giovane, sono stato con le donne, sono stato a giro, però ecco, questo pericolo non era percepito qui da noi, perché sì, si sapeva che in dove c'era qualche guardone, ma sono innocui. Si sapeva anche chi erano, bastava tenergli d'occhio un pochino. Vanni e Lotti, che lei abbia mai sentito, non è che hanno mai parlato di armi, di pistole, di coltelli, di... Io no, per quanto mi riguarda io non ho mai sentito nulla di genere. Come ripeti, il Lotti un pochino meno, ma Vanni all'infuori che di vino e di donnine, tutte le signore mi passeranno il termine, parlava d'altro. Gli aveva messo tra le mani una persona che gli era meglio che tutte e due vivessero da soli, perché che anche la moglie non è che la fosse naturalmente, come si dice, da Montelupo si vede Capraia, e Dio fa la gente e poi la paia, il Dio non gli aveva appaiati, ci ha pensato il parroco e ha fatto un troiaio. Allora, quando un ragazzo partiva per andare a fare il militare, gli era obbligo fare una cena. E a questa cena c'era sempre invitato tutti gli amici, naturalmente, i Dori e i Vanni, perché gli erano dei personaggi piacevoli da starci insieme. Alla fine della cena, i Vanni ritto su un tavolino a cantare, ma uno spettacolo meraviglioso, e noi tutti a battigli le mani. I Dori gli era persona che faceva cantare i Vanni, gli era la spalla, lui gli era più elegante, più posato, però erano sempre insieme e sono convinto che il Dori non avrebbe mai permesso a Ivanni di andare a giro da un'altra parte. Quando veniva a bere Oliviero, il Dori si portava sempre Ivanni, perché erano insieme, bevevano insieme e non facevano altro che bere, perché più delle volte la sera tentennavano, diciamo. Era più facile che gli aspettassero e passasse l'uscio di casa con la chiave in mano che andare a cercarselo. Per quanto mi riguarda, io ho sempre pensato all'impossibilità che questi personaggi fossero coinvolti, che San Cascianesi fossero coinvolti. Lo spirito di San Cascianesi gli era tutto un altro. Poi, come ripeto, lo sanno gli inquirenti, figuriamoci fino a che punto può arrivare la mia conoscenza. La mia conoscenza la si limita
parte a queste storie di paese. Poi io torno a dire, quando uno vedeva i bagni diceva Torsolo, indiscutibilmente, il Torsolo della parte della mela che si butta via perché non è buona a nulla. Non perché lei è cattiva, perché non è buona a nulla. Io credo che i carabinieri di San Casciano gli hanno sempre fatto un buon lavoro, gli hanno tenuto sempre d'occhio le persone da tenere d'occhio, gli hanno avuto tolleranza con noi ragazzi che si faceva solo confusione la notte, però naturalmente delle lamentele c'erano, quindi si facevano vedere, ci redarguivano, però non hanno mai lasciato andare niente. Anche noi che si faceva confusione la notte, venivano, ci portavano in caserma, ci prendevano il nome e ci mandavano a casa. Però ecco, i carabinieri sapevano perfettamente chi eravamo e cosa facevamo. Il paese, come ripeto, gli era così intimo che tutti sapevano che io ero il figliolo di Franco, il mio babbo sapeva chi gli era figliolo di tutti, la mia mamma conosceva le date di compleanno di tutti i ragazzi, ma non degli amici miei e dei figlioli dei suoi amici, che comunque gli avevano età diverse, perché i miei amici forse gli era facile perché gli era coetanei, ma anche quelli più grandi e quelli più piccoli, perché il paese era un famiglione. Quando ero bambino addirittura si sarà stati mille famiglie all'interno del paese, non di più, sicché. Io ho un carissimo amico che ci si rivede ogni 30 anni, gli voglio bene come quando si era ragazzi, e quando ci si rivede si rifà le solite cose, e questa è l'invidia, senso buono, dei nostri figlioli, perché i nostri figlioli non sono scappati di nascosto per andare a fare il bagno in Pesa e chiedano alla mamma o al babbo di essere portati in piscina. E la pesa non esiste più e quindi un po' san fa diversamente, ma il piacere che si è provato noi a andare di nascosto a fare il bagno in pesa a tutte le ore, che poi gli era di nascosto per modo di dire, perché il paese gli era protettivo. Se io ero un birbantello da bambino, appena arrivavo a casa ne buscavo, perché gli arrivava prima la notizia ai miei babbo che io a casa. E se gli era il caso mi tiravano anche gli scapaccioni, gli estranei, e il mio babbo, se lo veniva a sapere, me ne dava degli altri, non andava a dire perché tiravano uno scapaccione, una sculaccione ai miei figlioli. Era certo che l'aveva fatta a fin di bene. A 6 anni io e mio cugino si girava per tutte le campagne a cercare fiori quando era stagione. Pericoli zero, perché comunque c'erano contadini che ti vedevano, ti infrenando. Non si è mai perso un ragazzo, perché comunque se ti veniva a cercare il tuo babbo, la tua mamma, perché tu avevi fatto tardi da qualche parte, rifaceva la strada, perché chi ha visto il mio figliolo, se gli è andato un altro, trovava un altro, ha visto il mio figliolo, gli è il fossatino sapeva anche c'era la Beppa che è passato lì, mio figliolo, sì, gli è qui nel bosco dei Cappuccini, non gli è andato alle cascate in regolo, sì. Nel mio paese. Ieri mi San Casciano, che me l'hanno distrutto in tutti i sensi, me l'hanno distrutto nella vita, me l'hanno distrutto in tutto, ci hanno fatto cambiare abitudini, ci hanno fatto cambiare, forse era una cosa, una conseguenza naturale, io non lo so, un posto da colpo, però non è più il mio paese. Continuo a volergli bene e non so perché, però ora si vive delle rimpatriate, ora ci si ritrova, bisogna fissare, telefonare, bisogna fare un gruppo e dire va bene, allora ci siamo tutti, sì. Io da ragazzo non ho mai chiamato un amico per fissare, uscivo, arrivavo in un posto e c'erano, come ripeto, un po' gli orari, un po' le cose, però si sapeva dove andare e ci c'era. Anche perché comunque fosse, se non ci trovavo l'amico di cuore, però ci trovavo comunque un amico, con me che ci si frequentava forse un pochino meno, ma non aveva importanza perché gli era comunque un amico. E questo gli era l'andamento del paese.